Ed eccoci qua ragazzi, Citadel Forged with Fire. Adesso proviamo questo, d'accordo? Grazie mille allo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco per poterlo provare. Di che cosa si tratta? Si tratta, ragazzi, di un RPG stile MMO. Quindi, da quello che mi è dato capire, un qualcosa che dovrebbe avvicinarsi all'esperienza MMORPG stile World of Warcraft oppure stile Final Fantasy XIV. Da certi punti di vista credo che si potrebbe avvicinare anche a Skyrim, però sono tutte supposizioni, ragazzi, io non ne ho idea. Quello che possiamo vedere qua è un mostracchio piuttosto buffo, da certi punti di vista, ma anche, insomma, piuttosto inquietante. D'accordo, io direi di andare, e c'è accedi, perché dobbiamo effettivamente accedere a un server, e questo mi ricorda World of Warcraft, in tutta onestà. Allora, ho lanciato il gioco giusto un secondo per vedere che tutto funzionasse. Effettivamente bisogna entrare in un server, e l'ingresso al server purtroppo ci vuole un pochettino. È una cosa che mi ricorda effettivamente i tempi di una volta, quando c'erano le code per i server negli MMORPG, quando i server non erano ancora poi così performanti. Beh, la Blizzard è sempre stata abbastanza buona da questo punto di vista, ma in altri casi purtroppo si deve correre un pochettino di più. Non so che cosa aspettarmi da questo gioco, per quanto riguarda il gameplay in senso stretto. Voglio veramente sperare che ci sia un tutorial, però, perché io non ho visto niente del genere, e nel provare un nuovo gioco io sono uno di quelli che li ama i tutorial, perché anche nel caso in cui i tutorial dovessero essere molto, diciamo, basilari e da certi punti di vista pure piuttosto noiosi, comunque, male che vada, sono cose inutili che ti fanno perdere un po' di tempo. Sempre meglio che rischiare di non capirci assolutamente niente, dal mio punto di vista. Ma io sono fatto così, magari altri preferiscono essere buttati nel gioco e scoprire le cose volta per volta senza nessun tipo di guida. E ci sono giochi che fanno così. Quindi, insomma, ce n'è un pochettino per tutti i gusti. Vediamo questo Citadel che cosa ci regala. Il caricamento effettivamente ci vuole un pochettino. Tanto sotto ci sono i consigli. I cicli di gelo e scongelamento di Ignus hanno concentrato rocce ad alto contenuto di ferro lungo le rive dei corsi d'acqua dolce. Hanno un aspetto più grigio e metallico delle rocce normali. Vabbè, quindi c'è la raccolta delle risorse. Vabbè, com'è lecito aspettarsi in questo tipo di giochi. Vediamo, perché lo stile di questo titolo potrebbe essere in stile WoW, cioè in terza persona, eccetera, oppure in prima. Oh, così. Ah, attenzione, qua bisogna... Ah, giustamente bisogna creare il personaggio. Ok, mi piace questo. E probabilmente mi piacciono questi, sì. Dimensioni testa, questo, vabbè, mi interessa poco. Corpo, larghezza spalle, eccetera, vabbè, mi interessa poco. Colori pelle, va bene, colori capelli, però così. Ma come colore unghie? E colore occhio così. D'accordo. Sì, lo so, io amo il rosso da questo punto di vista, quindi posso fare poco. Ah, aspetta, giusto, il nome del personaggio. Ovviamente Crystal. Speriamo che... Sì, voglio davvero creare questo personaggio. Allora. Sì, Gesù Rosso. Fai clic per selezionare un luogo per la rigenerazione. Fai clic che tieni premuto per trascinare la mappa. Usa la rotellina e il mouse per lo zoom. Ma è completamente scura la mappa. Boh. Mi sembra che l'uno valga l'altro. C'è qualcosa che non sto capendo. Boh, proviamo. Rigeneriamoci qui e vediamo che succede. Ah. Così? Minchia. Vabbè, dai, ma la compenetrazione durante le cutscene, quella no. È vagamente scusabile nel gioco quello normale, ma... Nelle cazzi? No, santi Dio. Sono di quelle cose che non promettono proprio benissimo. Ok, siamo decisamente in prima persona. Decisamente abbiamo i pugni nelle mani, come si dice. Raccogli cristallo runico. Ah, 50 XP? Oh, per la miseria. Veramente? Beh. Guarda, livello 2. Già. Ah. Ok, questa non me l'aspettavo. Livello 3 addirittura. Ma
cos'è? Un bonus temporaneo? Non è che posso raccogliere anche questi giganti? No, pare di no. Ah, posso anche raccogliere la legna e una pietra. Ma cos'è un survival? Assomiglia un po'. Cos'è compenetrato? Non posso prenderlo. Mannaggia la miseria. Ma non me l'aspettavo. Ok. Tova. Livello 4. Secondo me... secondo me arriviamo anche più in là. Guarda, infatti. Sto facendo livelli a rotta di collo così. Vabbè. Ok, qui abbiamo una tizia. Parla con Cordelia. Missione tutorial, benissimo. Ehi. Ok, stregone forgiato dal fuoco. Benvenuto a Ignus, giovane stregone. Questo è un luogo pericoloso e dovrei essere preparato. Il mio lavoro è assicurarmi che tu sia in grado di sopravvivere al di là della sicurezza del nostro scudo magico. Per prima cosa dovrai imparare a identificare le risorse da usare per creare armi, vestiti, incantesimi, pozioni e la tua casa. Trova e raccogli pietre e legna nella foresta. Userò queste risorse per creare la tua prima arma. 2 pietre e 4 legna raccolte. Ok, aspetta, ma io dovrei... aver già raccolto molto. E infatti ho 30 e 40 tipo. Ok. Bene, quindi completiamo. Sono già a livello 6. C'è un'altra missione. Ok, punti esclamativi mi ricordano tantissimo WoW. Ora che disponi di una certa protezione, recati a raccogliere un po' di uva ursina, orchidea fantasma e funghi. Ne farò un'insalata che potrai portare con te nella prossima avventura. Ah, ok. Uva ursina consegna, uva ursina, orchidea fantasma e funghi. Beh, chissà dove sono queste però. Sono identificabili in qualche maniera. Ah, guarda un po', funghi. Orchidea fantasma. Ok. Sì, sembra veramente un survival, ragazzi, però non mi immaginavo fosse così. Allora, ogni giocatore dispone di un inventario dove può equipaggiare il suo personaggio oggetti per consumare cibo e pozioni. Mi viene da pensare allora che io debba... aspetta, oh! Mi sa che sono i potenziamenti che non ho ancora fatto. Allora, più 20 salute. Ok, mi sta bene. Vediamo, ascia punta di pietra, immagino doverla mettere qui. Sì. E tutte le altre cose che ho sono degli oggetti. Dritta, crea segni di incantesimi usando la griglia degli incantesimi. Essenza per incantesimi, arcano. Esplosione arcana, tempesta arcana, fretta e passo arcano. Ok. Quindi? Ah, questa è la creazione. Conoscenza, questa va bene, le abilità per... social... domato, non disponi di creature domate. Questi sono i filtri per l'inventario. Ho 4 punti da assegnare. Mana e capacità di carico. E poi di nuovo salute. Cerchiamo di renderlo abbastanza bilanciato. Diciamo così. Ah, queste le caratteristiche più definite. Questa tunica logora e gambiere lacere. Vabbè, sono una specie di senza tetto con un'arma. Oh, esplosione arcana. Se vuol mettere a tua velocità per... come ne evitate... sto facendo bene? Io non ne ho idea, ragazzi. Sto facendo le cose un po' a caso. Le essenze sono reperibili in tutto il mondo. Portale qui per cambiare la struttura dell'incantesimo potenziale, che sia infuso di ghiaccio, luce o fuoco. Trascina qui gli ingredienti per migliorare e modificare il tuo incantesimo potenziale. Se ci sono solo delle azioni, vuoi equipaggiare il tuo nuovo incantesimo. L'incantesimo ha sostituito quello nuovo. Scegli la funzionalità del tuo incantesimo, che sia tipo AOE o un proiettile. D'accordo, beh ragazzi, non sappiamo molto altro, vero? Cos'è sta roba? Ah, ma mi sa che ho usato...
Ma ah, così utilizza il mana comunque. Allora aspetta un attimo, perché sono andato in giro in maniera inconsapevolissima. Qui ci sono dei consigli. Il mondo è disseminato di infide grotte, antiche rovine e molto altro. Esplora tuo rischio e pericolo. Ogni giocatore ha l'abilità di aprire una mappa interattiva che si rivelerà durante l'esplorazione del mondo. Eccola qui. Oh, ci sono altre quest qua vicine, sono proprio indicate. Ok, e questa è una zona sicura. D'accordo. Le strutture si costruiscono in modalità costruzione. Assicurati di sbloccare alcuni progetti per gli edifici nel menu della conoscenza. Ok. Cosa abbiamo qui? Il menu della creazione contiene ricette, oggetti quali armi, vestiti e pozioni da creare al suo interno. E ogni giocatore dispone di un grimorio. Scegli un tipo di incantesimo e assegnagli uno slot. Gli incantesimi arcani sono gratuiti, ma quelli più letali e avanzati devono essere creati con le essenze presenti nei pressi delle fonti naturali. Prova ad aggiungere piante coltivate alla ricetta per l'incantesimo. Ok, questa mi ci faccio del male, perché sembra un po' strana quest'acqua. No. In compenso, quest'altra è azzurra invece. Ma d'accordo, allora serve dell'uva ursina adesso. Mi pare strano che sia molto lontano da qui. Forse era da queste parti e non me ne sono neanche accorto. Qui è dove avevo raccolto le altre cose. Forse no. C'è un'indicazione sulla mappa? Probabile di no. Allora, monolito. Questa è zona sicura. Fonte di acido naturale. Accampamento nemico. Non vorrei avventurarmi troppo all'esterno senza prima avere una minima consapevolezza di chi diavolo sono e cosa diavolo vado facendo. Per così dire. Solo che io l'uva ursina non la sto ancora trovando. Ma io quello che trovo raccolgo intanto. Allora, le pozze effettivamente sì, potrebbero essere una per la vita, una per il mana. Avrebbe perfettamente senso. In effetti, ci dovevo pensare prima. Io ho deciso di salire su questa torre. Dove andiamo a finire? Ok. Io sempre che devo trovare questa cavolo di uva. Però mo mi sono dato un attimino alla esplorazione. Sto facendo il giro del circondario. Ma secondo me qua non troverò proprio un piffero di niente. Sto facendo solo il giro largo di questa zona. E questa è la zona sicura. E immagino che fuori da qui sia pieno di nemici. Adesso sta a vedere che qua finisce la... Ecco. Diciamo che me la sono cavata. Il gioco è assolutamente Citadel. Esatto. L'ho avviato per la prima volta tipo pochi minuti fa. Giusto per vedere di che cosa si tratta e capirci qualcosa. Cosa che in parte sta avvenendo, in parte no, devo dire. Perché per esempio mi sono già perso un oggetto di missione che non capisco dove diavolo sia che lo devo andare a prendere. Mi pare strano che sia eccessivamente lontano proprio in questa che è un'area tutorial. Ho come l'impressione di stare mancando qualcosa di incredibilmente semplice. Allora, qui c'è la tipa che mi ha dato la missione, no? I funghi e le altre cose, cioè l'orchidea per esempio erano qui. Mi pare difficile che l'uva ursina, che è quella che mi manca, sia poi così lontana.
Vabbè, avventuriamoci un attimo, almeno diamo un'occhiata. Se poi finisco nei casini neri, finirò nei casini neri. Tanto qui ci sono di nuovo funghi. Però... Andiamo a pensare... Oh, c'è una sorta di portale. Vediamo un po'. Ok. Sono uscito dal portale. Cosa c'è qui? Cos'è sto posto? Banco da lavoro abbandonato, posiziona trono per reclamare. Oh! Cosa vuol dire posiziona trono? Come lo posiziono? Pavimento abbandonato? Oh. Comunque gli elementi survival sono assolutamente presenti, ma tanto proprio. Molto più di quanto mi immaginassi. Vabbè, tipo gioco Conan, ma ovviamente tutto in un mondo fantasy e pieno di magie, è probabile, alla fine. A me continua a sembrarmi molto strano che per la missione di tutorial io debba fare ste strade. Secondo me sto sbagliando. Ma non sono molto sicuro di dove dovrei andare a sto punto. Guardando la mappa, io mi sono fatto un po' di strada da questa parte, no? E siamo ritornati qui. Magari di là. Magari nell'apertura di qua. Sì, beh, effettivamente questo mi potrebbe ridare la vita. Sì, infatti, guarda, è comparso una cosa di stato che... Mi dice, è tipo pozione. Oh, guarda, senti, c'è un cinghiale. Dite che... Ok, benissimo. Saccheggia cadavere. Ho preso tutto. Però che cos'è tutto? Carne d'osso cruda, pelle, latte. Ah. Grazie. Un altro cinghiale. Mamma mia. Posso dire che le animazioni sono veramente brutte? O si offende qualcuno? Ma intanto sto cominciando a capire le mie magie come funzionano. Il mana un po' per volta si ricarica, mi pare di capire. Intanto sto uccidendo... Oh, cristallo runico, grande. Livello 7. Sì, mi ha fatto il solletico. Abbastanza, devo dire. Io sempre che devo trovare questa maledettissima uva. Ma... A me pare veramente strano che non l'abbia ancora trovata, sapete? Però d'altronde, oh, vi posso dire una cosa? Non saprei dove altro cercarla. Va bene, allora, abbiamo... attenzione. Aggiungiamo i danni. Sì, perché ho fatto un altro livello. Boh, io continuo a esplorare. Qua c'è un alce selvatico. Vabbè, magari qui ho più fortuna. Oppure lì. Cosa sono quelle? Oh oh. Ciao alce selvatico, che sei probabilmente buggato lì. Cosa sono queste palle giganti? Dite che mi fanno malissimo se le... No.
Sembra di no. Sembra che non facciano niente. Allora, quest'altro alce invece non dovrebbe essere buggato. State a vedere che... Ah, però scappa. Ok. Cristallo runico. Qui si trovano delle pietre. Pino giallo. Sto trovando delle degli altri tipi di... Ok. Paleno, livello 18. Iena, livello 18. Mi viene da pensare che non è il caso di affrontarli. Eh? Siete sorpresi dalla mia perspicacia? Compenso, sto cavolo di alce continua a scappare. E io comunque in tutto questo ancora non ho trovato l'uva. Cosa... Coco? Ma non è che le ha costruite un giocatore queste cose? Interagisci con la porta. Non mi fa interagire con la porta. Sto premendo E e non succede assolutamente niente. O forse è qua. No. Ma non so che pensare, ragazzi. Sì, è probabile che sia roba di altri giocatori. Aspetta, uva ursina grande. Ok. Ce l'ho fatta a trovarla. Benissimo. Intanto qua è cambiato. Ah, guardate un po'. Però ti mostra la direzione verso cui è la quest. Allora, se non altro questo. Purtroppo mi sono allontanato un bel po'. Ma possibile che dovevo fare tutta sta strada? Va a finire che era... Aspetta, eh. Ma questa vi sembra uva ursina? Magari c'era... Da altre parti mi è sfuggita. Eppure ho guardato abbastanza bene in giro. Ma... Vabbè, sentite. È andata come è andata. L'importante è che l'abbiamo trovata alla fin fine. Ma il tutorial dovrebbe spiegarci qualcosa in più. Perlomeno si spera. Grazie a Dio mi sono allontanato, certo, ma non poi così tanto. Senza alcun dubbio, più in là potrò tamare bestie da cavalcare. Infatti c'è pure la... La tab già l'ho vista nell'inventario. Ma anche il viaggio veloce, il teletrasporto, queste cose, senza dubbio. Senza dubbio ci sono. Altrimenti, cioè, non avrebbe veramente senso che non ci fossero. Solo in questo gioco. Ok, beh. Sono tornato da chi mi aveva dato la quest fin dall'inizio e... Beh... Ci ha voluto un po', ma... Grazie, vai. Oh, della verdura fresca. Sarà perfetta per preparare delle insalate di bacche fresche che ti manterranno in salute durante i viaggi avventurosi. Ok. Bam. Altra quest. Raccolta con armi da mischia e essenze per incantesimi. Raccogli un'essenza della natura che puoi trovare intorno alle fonti di acido verde di Ignus. Puoi raccogliere queste essenze colpendole con un'arma da mischia qualsiasi. E ci sono le ricompense, che è bacchetta di Solomon, essenza oscura, essenza di luce. D'accordo. Allora, essenza della natura. Vicino alle cose di acido, eccetera. Io avevo visto qualcosa del genere. Ok. Indicatore giocatore. Io l'avevo vista una, quindi vai, andiamo. Ma io mi sa che ci sono andato vicino prima. Allora, non sembra male il gioco. Certo, la grafica sembra essere quella di... A essere buoni una decina di anni fa. Fa molto 2009. E io non è che ami moltissimo questo genere di cose. Ma possono essere relative se il gameplay è veramente divertente. Disgraziatamente non sono neanche un grande amante dei... Delle caratteristiche survival del gioco. Però, insomma, diamogli credito per adesso. Ah, un cavallo. Ok. Comunque, l'alternanza giorno-notte come funziona? Questa è una cosa che mi sto chiedendo da prima. Grazie, funghi. Qui c'è un altro cinghiale. Oh, guarda un po'.
Allora, le essenze della natura, dove si possono trovare, abbiamo detto? Da queste parti, giusto? E in tal caso... Ma... Cinghiale di me. Bene. Combattimento è veramente brutto, posso dirlo? Oh, aspetta! Mi sono fatto malissimo. In quella pozza d'acido a quanto pare non... Oh, eccone un altro. Bene. Temo di aver fatto un... paio di minchiate, ma giusto un paio, eh. Allora, si è parlato di essenza della natura, giusto? Chissà, chissà dove si trova, cioè se è una cosa da raccogliere, se non altro. Ciao cinghiale. Ancora una volta. Ah, che figo, stavolta ho anche le ossa. Qui c'è un trono. Alduin. Casato Les Argonians, possessore Alduin, ok. Boh, è quello... Ok, lì vedo un lupo, un orso. Questa essenza della natura... Dove potrà mai essere? Allora, in acqua non ci devo andare. Questo l'ho già capito da prima. 2009 mi pare troppo, va bene, allora forse ho esagerato. Diciamo allora 2011. sì, l'idea è quella un pochettino di fare così, portare giochi che... Oh, una lepre. Che non riuscirò mai a prendere. E sono quasi sicuro. Qui ci sono un sacco di animali che stanno lottando l'uno con l'altro. Qui ci sono dei cristalli runici che mi danno dell'esperienza. Non è male questa cosa. Vabbè, un po' di legna la raccogliamo. Fosse mai che torna utile. Il fatto che... Si distinguono poco le cose. Orchidea fantasma, grazie. Secondo me, da un momento all'altro potrei ritrovarmi nei casini quelli assoluti. Eccolo va! Manco finito a dire. Vabbè, è andato. Pelliccia e latte. Grazie. Però adesso stiamo un po' più attenti che non ci tengo a rifare un altro incontro di questi. Ma perché in questo gioco è così maledettamente difficile individuare le cose che ti servono da prendere? Un altro cinghiale. Mi ispira vagamente quel... Oh, ci sono 47 cinghiali adesso. No, ok. No, solo due. Mi ispira vagamente questa sorta di fungo rosso luminoso. Con cui però non posso interagire. Perfetto. Cristalli runici. Livello 9, grazie. Io continuo a non capire dove diavolo si trovi l'essenza della natura. Hai detto nei pressi delle pozze di acido. E io è esattamente qui che sono. Questa è... Esattamente questo tipo di pozza. Fonte di acido naturale. È qui che sono. È esattamente qui. No? Ora, vediamo se c'è un'altra cosa che posso fare. Più 20 salute. Mi sento più al sicuro con queste. C'è la cosa delle missioni? Conoscenza C invece. Ah, questo è sempre l'inventario. Creazione. Conoscenza. Vabbè, Grimorio. Social. Vabbè, sono altri giocatori online. D'accordo, posso creare un casato. Grandissimo, va bene. Domate, quello che dicevo prima. Questa schermata già c'è.
la missione dove si vede? Cioè, a parte nell'angoletto in alto, perché magari c'è una descrizione un po' più accurata. Essenza della natura. È strano che io puntualmente non riesca a trovare ste cavolo di cose. Uno ha un'idea di dove diavolo possa essere, soprattutto di che cosa si tratti? Mi sembra una cosa che si deve raccogliere, ma... In acqua non ci posso andare, muoio malissimo. Lì preferirei non avventurarmi, cioè anche perché sono quasi certo che non riesco a saltare fino a là. Boh, io mi sto guardando intorno già da un pezzo. Ma continuo a non trovarne. Vabbè, per non sbagliarmi continuo a raccogliere cristalli runici fino al momento in cui non mi arriva un orso. Eccolo qua. Non mi dire che arriva. Grazie. Grazie anche a te. Borsina, grazie. Io provo ad andare verso l'acqua. Fosse mai che... Pino giallo. Funghi. Quest'acqua non sembra farmi del male. Diciamo così. Ah. Io sto cercando di capire... Dove potrà mai essere questa essenza della natura? Non ti dicono assolutamente niente. Faccio altro che raccogliere cristalli, piante, cose del genere. Aspetta un attimo. Cos'è quella cosa? Non so che è già cadavere. Ah, ok. Ah, era le lucciole era per indicare i cadaveri? Grazie. Senti, io non so che devo fare. È onestamente una di quelle cose che... Boh. Sento i versi di un cinghiale. Sto continuando a guardare intorno nella speranza di riuscire a capire, ma... Cos'è? Non li prende più? Peso 32,4. Funghi. No, no, non li prende più. Ha detto di no. Vabbè. Continuiamo a girare un pochettino in questa zona. Magari sono fortunato. Magari l'essenza della natura valutata dai nemici? Beh, è sicuramente un oggetto che devi prendere in qualche maniera, altrimenti non mi direbbe 0 su 1. E se ce la dovessi avere inavvertitamente nell'inventario, non sarebbe... Oh oh, scheletro. Proviamo? Grazie. Sono solo ossa e io sono a livello 10. Dice, essenza della natura è nei pressi di queste pozze, sono di acido naturale. Tradotto, queste qua, fonte di acido naturale. E per qualche ragione però io non riesco a trovare niente. Veramente, veramente, veramente strano. Purtroppo non vedo come uscirne. Ecco.
Non ho fatto male, credo almeno. No, aspetta. Ah no, ok. Sì. Sì. Non capivo perché non mi ferissi a contatto con l'acqua, invece bastava entrarci un pochettino di più. Ancora funghi. Qui c'è lo scheletro di prima. Va bene, ragazzi, allora, io devo dirvi che getto un pochettino la spugna, nel senso che mi arrendo. Evidentemente c'è qualcosa che io non ho compreso appieno, oppure... ma c'è un qualcosa che sto sottovalutando, oppure qualcosa che non ho capito bene, ma proviamo così. Velocità di carico e un pochettino più di mana, che così siamo tutti quanti felici. D'accordo. Va bene. Ragazzi, allora, io direi che per questo gioco è tutto. Fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate anche nella sezione commenti. Mettete un like se il video vi piace. E ovviamente noi ci becchiamo alla prossima, ragazzi. D'accordo? Ora passiamo alla prossima sezione.